Cecilia Rodriguez, nuove critiche, hai perso la testa, ma conservane un po', la madre si infuria. Cecilia Rodriguez, altre critiche, hai perso la testa, ma conservane un po', la madre si infuria. È un periodo agrodolce per Cecilia Rodriguez, se da una parte sta vivendo un nuovo e ardente amore con Ignazio Moser, dall'altra è continuamente raggiunta dalle critiche. Tutto è cominciato quando all'interno della casa del Grande Fratello VIP ha deciso di tuffarsi nelle braccia del ciclista, piantando in asso Francesco Monte. Da allora, parte del pubblico si è schierato contro la modella. L'ultima critica, giunta dai social, ha mandato su tutte le furie mamma Rodriguez, che ha risposto a tono a chi ha insinuato che la figlia non sa con chi ha a che fare. Che tradotto significa Ignazio Moser. Andiamo a scoprire tutto. Interviene la madre di Cecilia su chi la mette in guardia, valuta con chi hai a che fare. Le polemiche e le critiche continuano a piovere addosso alla piccola Rodriguez. Ieri è stata vittima di un episodio spiacevole durante un'ospitata in una discoteca, le sono giunti diversi fischi, su cui Simone Izzo ha affondato la lama, mentre poche ore fa è stata di nuovo beccata sui social. A difenderla ci ha pensato la madre, che si sa con i suoi figli è sempre in prima linea quando si tratta di combattere. Ecco il messaggio scritto su Instagram è indirizzato alla figlia, che ha fatto perdere le astaffe a mamma Rodriguez, capita a tutti di perdere la testa, ma cerca di conservarne un po' e valuta bene con chi hai a che fare e ti vedo male. Pronta la fulminea risposta, fa che senza pie. Segui partecipando. Ignazio e Cecilia, un amore tra polemiche e sentimenti. Tra polemiche, critiche, fan entusiasti e sentimenti passionali, Cecilia e Ignazio tirano dritti, portando avanti la loro love story che con il passare dei giorni sembra farsi sempre più solida, almeno da quanto fanno trapelare i due. Nelle ultime ore, il ciclista ha addirittura pubblicato una conversazione privata assai zuccherosa avuta con la fidanzata, come a sottolineare le ardenti emozioni da cui entrambi sono travolti. Basterà a convincere gli scettici e a smorzare le polemiche su di loro?